San Juan, San Juan, qui Espiro, passo. Nessuno all'epoca immaginava cosa avremmo dovuto affrontare. Grande la preoccupazione per la situazione dell'Ara San Juan. Non si sa niente del sottomarino. Si cerca il sottomarino. Non si era mai verificata una situazione del genere in America Latina. Il paese organizzò la più grande operazione di soccorso nella storia della navigazione mondiale. Madri, mogli, bambini. Eravamo in attesa che qualcuno ci dicesse: sì, abbiamo trovato. Il tempo era molto poco per via dell'ossigeno. Il problema dell'ossigeno diventa più critico ogni giorno che passa. Non dovremmo avventurarci nella ricerca dei colpevoli. Si è sempre cercato di attribuire la responsabilità all'equipaggio. Voglio che siate orgogliosi. Era in buone condizioni. Molto di questo ha a che fare con la revisione di metà vita. Voleva addossare la responsabilità dell'affondamento alla mia amministrazione. È una causa complessa. Abbiamo ricevuto informazioni su un evento paragonabile a un'esplosione. Avete ucciso mio fratello, figli di puttana! Tutta la sofferenza che proviamo oggi la dobbiamo a lei. Ho agito secondo la procedura. Non è mai stato chiaro quello che è successo. Scandalose denunce di spionaggio illegale. Il sottomarino è stato attaccato dall'esterno. Non si sa niente del sottomarino. Cosa c'è di meglio per l'autore di un crimine che l'oggetto del crimine non venga mai trovato?